Riconoscere le emozioni nascoste nelle persone. Capire se chi hai davanti riceve il messaggio che gli vuoi comunicare. Creare facilmente empatia con gli altri. Tutte queste sono cose che puoi fare grazie alle microespressioni facciali. E questo videocorso si pone l'obiettivo di insegnartele nel modo più pratico possibile. Questo corso ha veramente tantissimo materiale e proprio perché voglio dare a te la scelta di cosa fare, l'ho diviso in tre moduli: il modulo base, intermedio e avanzato. Nel modulo base ti insegnerò a riconoscere le emozioni primarie, quindi le sette emozioni primarie. Alla fine del corso sarai in grado di riconoscerle negli altri e anche in te stesso. Troverai spiegazioni super dettagliate, tantissime immagini di personaggi famosi o anche immagini fatte in studio, quindi con foto di me o di Stefano, in cui ti mostriamo nel dettaglio ogni espressione del volto che ti serve riconoscere. Ci saranno tantissime analisi video anche, in cui analizzeremo video di persone mentre provano queste emozioni. Inoltre, dopo ogni lezione in cui ti spiegherò una microespressione facciale, ci sarà un quiz per testare le tue competenze. È un quiz che secondo me è fantastico perché sia che tu dia la risposta giusta, magari facendo a caso, sia che tu la dia sbagliata, ti viene data una correzione molto dettagliata e ti spiega perché è giusta o perché è sbagliata. In questo modo, se c'è qualcosa che non ti è stata chiara, ti sarà facile individuarla e potrai fortificare il ricordo e migliorare il tuo apprendimento. Ci sarà un video quiz con più di 40 microespressioni mostrate in cui potrai esercitarti. Ci saranno analisi video extra e ci sarà una lezione bonus sui LEM, ovvero i movimenti degli occhi che facciamo quando accediamo a un certo tipo di ricordo. Il modulo intermedio invece si pone due obiettivi. Il primo è quello di aiutarti a fortificare quello che hai già imparato con le microespressioni primarie. Come? Andremo a vedere i controllori del sorriso, ad esempio, quindi come controlliamo il sorriso, come usiamo il sorriso per mascherare delle emozioni, come alcune emozioni interagiscono tra di loro e come si vede questo effetto nel nostro volto. Vedremo alcune emozioni secondarie, come l'imbarazzo, la vergogna e la colpa, ma andremo ad approfondire anche la microespressione di dolore e la commozione, insieme ad altri tipi di sorriso. Inoltre troverai delle altre analisi video extra sulle emozioni primarie fatte proprio per aumentare le tue competenze su questo argomento. Considera che comunque tutto quello che facciamo nel modulo intermedio si aggiunge a quello fatto nel modulo base, quindi continueremo a riprendere le cose fatte nel modulo base e sarà un modo per ripassarle e fortificarle. Nel modulo avanzato invece ci spostiamo e non parliamo più di microespressioni, o comunque lo facciamo in maniera minore, e ci spostiamo sulla comunicazione non verbale. Parleremo di prossemica, dei vari tipi di gesti, illustratori, manipolatori, emblematici, dei segnali di gradimento, dei segnali di rifiuto. E non sarà un elenco, cioè non è un elenco di segnali a questo vuol dire questo, questo vuol dire questo, no, a me questa cosa non piace. Saranno una serie di strumenti pratici, perché tutto il corso è fortemente pratico, per metterti in gioco da subito e iniziare a farti un'idea della persona che hai davanti. Vedremo gli indizi di menzogna, come capire le bugie e lo faremo anche insieme a tanti esercizi pratici, come sempre. A seconda quindi del livello che vuoi raggiungere nella tua calibrazione, puoi scegliere quale corso fare. Io ti do un consiglio, se non sai quale scegliere, parti da quello base, prendi quello, poi se ti piace e in un secondo momento vuoi passare a uno di quelli successivi, puoi farlo tranquillamente pagando solo la differenza. Se sei pronto a diventare un maestro nel capire gli altri, trovi tutto qui sotto.